start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Fire Farm, un gioco che è uscito a settembre di quest'anno ed è quanto di più simile io abbia visto finora a un Animal Crossing per Switch. Il gioco costa 39,99 su PC, Steam, e 60 euro su Switch. Ora, il ragionamento è: ne vale la pena su Switch? Beh, come alternativa ad Animal Crossing, sì, anche se come prezzo siamo più o meno lì. Ma la parte importante viene se lo volete giocare da PC. Per voi stessi vi piace il genere, piuttosto che se avete figli, nipoti, insomma, che hanno visto magari un Animal Crossing a casa di un amico o di un cugino e lo vogliono giocare su PC, questo può essere il gioco che fa per voi. Ve lo faccio vedere così a grandi linee, giusto per farvi un'idea. Noi in pratica partiamo all'avventura, naufraghiamo, arriviamo su quest'isola e qua ovviamente tutti amici, tutti si vogliono bene, non ci sono ostilità. Abbiamo la mappa, dove vediamo noi siamo qua al casolare, e ci viene data una casa, perché diciamo che il capovillaggio aveva mandato un messaggio in bottiglia per invitare gente. Noi l'abbiamo trovato, siamo naufragati perché l'isola comunque, diciamo, isolata da dei mulinelli d'acqua che impedisce di arrivare e di andare via. Questa è l'incipit. Abbiamo la casa e abbiamo le varie zone, oltre che quelle che verranno a sbloccarsi qua. Il gioco ha una componente di farming, di gathering, quindi la raccolta delle risorse, il crafting delle risorse e degli oggetti, oltre che i dungeon, perché poi potremo anche andare a vedere i dungeon e recuperare dei materiali. Col tasto ESC possiamo andare a vedere le missioni che attualmente abbiamo, ora inizieremo a farla. Abbiamo i progressi, quindi i livelli che noi stiamo facendo nelle varie skill, dalla pesca, cattura insetti, niente di nuovo assolutamente. Abbiamo gli strumenti che possediamo, che poi potremo andare ad aggiornare in più livelli. Abbiamo il calendario classico col meteo, il compleanno delle varie persone, ci sono le amicizie, ci sono le romance, poi andiamo a vedere. Abbiamo l'almanacco che ci consente di avere un tutorial, vedete qua si parla di sigilli nei labirinti, quindi potremmo andare anche a generare dei dungeon, insomma, e andare ad affrontare dei nemici. Abbiamo i vari tipi di indumenti che si possono trovare, i materiali grezzi, che tra l'altro sono di vario tipo, perché ci sono quelli, le materie prime, le erbe, la legna, i cristalli, gli oggetti raffinati da tessuti, lingotti, cristalli e prodotti artigianali, gli animaletti e le creature, che sono parecchi, calcolando anche la dimensione del villaggio, i cibi e le bevande, ricette culinarie, la magia, ci sarà anche della magia con bastoni, incantesimi, pozioni, e poi strumenti di creazione, che sono questi, che sono quelli che per la fine abbiamo visto prima. Tra l'altro ce ne sono anche di vari tipi, canne da pesca e banchi da lavoro, ma soprattutto volevo farvi vedere gli oggetti craftabili, vedete sono questi, non so se ne aggiungeranno altro, comunque questi sono arredi, qui sono arredi da parete per la casa, pavimenti, tappeti, recinti e così via. Vedete che c'è un simbolino, praticamente noi abbiamo, più facciamo le cose, più consumiamo energia. Con questi saremo in grado di rigenerarli, con questo rigenereremo il mana e qua la vita. Interessante. Ma ora la prima cosa che dobbiamo fare è andare, vabbè, intanto vi sto facendo vedere il menu, c'è il localizzatore di labirinti, vedete. Abbiamo la mappa, quella che vi ho fatto vedere, le impostazioni, una guida, torna al titolo, torna al desktop. Ora, si può anche saltare, tra l'altro, grande novità che mi apre tantissime prospettive per il futuro. Ora dobbiamo craftare, quindi noi adesso entriamo in casa e vediamo come funziona. Il gioco ovviamente mi ha preparato per questo, infatti con, vedete, Q possiamo andare a vedere le comodità della casa. E col tasto destro si torna sempre indietro e con C andiamo a fare il crafting. Craftiamo il puff, catalogo di costruzione C. Craftiamo questo, ci servono delle fibre vegetali, lo crafto e lo piazzo, magari mettiamo qui. Ok, ho completato la mia missione,
Dobbiamo tornare da Merritt. Possiamo usarlo col tasto sinistro? Per il momento non mi genera. Probabilmente me lo fa quando. Vedete? Uno. Quindi probabilmente andando a dormire, passando la giornata, andiamo a potenziare più o meno le varie caratteristiche. Lo sto scoprendo con voi. Ciao. Grazie ancora. No, volevo completare la quest. Grazie alla tua presenza, Azorian posso addirittura. Riscatto la missione e mi danno nuove missioni. Sembri farlo da una vita. Sono colpita. In generale, per costruire decorazioni sia per gli interni che per gli esterni. Ok. Abbiamo già costruito la cassetta della posta, classico perché manderanno posta ogni giorno. Potresti realizzare un fuoco da cottura, il modo più semplice per cucinare piatti caldi. Un fuoco da cottura, va bene. Puoi cucinare di tutto, ok. Fuoco da cottura, usarlo per cucinare qualcosa. Realizza un fuoco da cottura posizionato nell'area che è liberato all'esterno. E cucina qualcosa, perfetto. Quindi vedete che qua adesso noi possiamo andare in questa zona. Questa zona è la zona di vita proprio al farming. Non so ancora cosa sia questo. Sono tutte cose che andranno a sbloccarsi. Vedete che spuntano queste cose perché sono zone bloccate ancora. Posso riempire un secchio. Ah, riempire il nafiatoio, sì. Vedete, io cliccando qua vado e mi equipaggio in automatico. Vabbè, con C posso costruire. E vedete che posso fare fuoco a campo. Adesso io stavo tagliando, ma va bene. Vorrei liberare meglio la zona. Comunque, con uno posso ruotare, me la piazzo qua davanti nel bordo. Perché poi qua io vorrei anche, diciamo, coltivare. Non posso tagliare tutto. Ad esempio, non posso tagliare questo. Credo di non poter tagliare neanche questa. Infatti, ma posso tagliare al momento con l'accetta che possiedo solo il legno, quello più sottile, quello più chiaro. Possiamo anche raccogliere le fibre, la rucola e le pietre. Quindi sto pian piano liberando tutta la zona che vorrei comunque poi andare a liberare completamente per poterci coltivare qualcosa. Lì ci sono delle farfalle che se avessimo il retino potremmo prendere, ma credo che non possediamo ancora. Comunque io continuo, voglio farvi vedere anche l'abbattimento dell'albero. E col tasto I apriamo poi l'inventario, che è questo. Possiamo modificare l'abito, potete creare il vostro personaggio. E tra l'altro c'era un'altra cosa che volevo farvi vedere, che era. Non mi ricordo dov'è. Praticamente abbiamo modo anche di andare a avere delle amicizie. Amicizie o romance, perché ci sono anche quelle, ovviamente, con lo stile allo Stardew Valley, insomma. Cucina qualcosa con il fuoco, va bene, proviamo a vedere. Qua si apre la possibilità di usarla. Cuciniamo rucola, che diventa una grigliata di verdure. Ne creiamo uno, lo preparo, e c'è il tempo da attendere. E poi andiamo a raccogliere quello che abbiamo prodotto. Raccogli tutto, perfetto, preso, preso 10 esperienza. Torna da Merritt, ok, ci sta insegnando le basi di gioco. Ok, grazie, sì. Va bene, cucina all'aperto. Perfetto. Danno più energia di quelli che vuoi, sono più remunerativi se venduti al mercato. Però cucinare insieme, perfetto. Sai cosa sto pensando? Quando è che magari mi spiegherai come coltivare adesso? Giochiamo con i semi. Sono abbastanza sicuro di aver lasciato dei semi e materiali edilizi nel tuo capanno degli attrezzi, sì, ne hai uno. Ok, con capite è un gioco proprio estremamente rilassante perché comunque qui ci regalano tutto, sono tutti gentili, è un mondo che non si è mai visto. Allora, questo è il capanno degli attrezzi, posso trasferire tutto, ma magari posso farlo anche solo cliccando, no? Deposita tutte, no? Trasferisci pila col tasto R, sì. Allora, prendo. Cosa sono questi? Sabbia, terra, limo e semi di rapa. Ok, io prendo tutto, premo R e prendo tutto, almeno sono sicuro di aver tutto. Va bene, adesso costruisci, posiziona terreno, fertile base, premi per piantare dei semi. Ok, quindi premo C, catalogo costruzione, agricoltura. Ah, ce ne sono parecchi fuori, decorazioni, c'è anche un portale. Specchio della personalizzazione, ok, no, niente di utile.
Allora, posiziono, inizio a posizionare queste cose. Quindi 1, 2 e 3. Ok? Quindi esco, pianto, semi di rapa. Ah, perché posso poi scegliere quale. Vabbè, pianto i semi di rapa. Perfetto, e torno da Merit per la ricompensa. Sì, continuo a premere il tasto destro e mi chiude. Ok, dovrò annaffiarli adesso. Ok, non dimenticarti di innaffiare i semi, o non cresceranno, tuttavia potrei evitare di farlo nei giorni di pioggia. Ehi, ma ha messo sole tutta la settimana. Spero continuare a prenderti cura dei tuoi campi. Ok, hai già fatto moltissimo. Dovresti incontrare i tuoi vicini, probabilmente si è già sparsa la voce del tuo arrivo. E questa è una piccola città. Dovresti andare a parlare con Eddie il marinaio, vicino alla casa sulla baia brillante. Va bene, incontrare Eddie il marinaio, perfetto. Io voglio capire adesso come si bagnano sti cosi. Posso bagnarli? Sì. Fantastico. Ma è carino, è tranquillo, non ci sono. Vorrei, ok, eliminare un po' la zona qui. Mi dà fastidio questo albero qui, però non c'è la visuale è questa, non cambia. Allora, adesso, se vogliamo capire dove andare, dobbiamo andare alla Baia Brillante, quindi bisogna scendere. E andare di là del ponte. Dai, proviamo, diamo un'occhiata, andiamo a conoscere la prima persona. Posso tracciarlo in modo che vedete che mi indica dove andare. E tra l'altro possiamo andare a... c'è qualcosa qui. Tappeto a scacchi e rosa, perfetto. Sì, è pieno di queste ricettine da trovare. Ma non... Ah, ok, il ponte è qua. Qua c'è della... Questo è un grande classico, eh. Ah, limo, pensavo fosse un tesoro, il classico fossile sepolto. Credo sia giusto di qua, vediamo la mappa. No. Piane prolifere, no? Non è qua, non ha minimamente la faccia del marinaio, però poi pian piano inizieremo. È curioso il fatto che comunque si possa saltare, cosa che non metterei mai come cosa scontata. Questo? Piani prolifer. No, ci siamo appena arrivati qua, ma posso saltare di sotto? Sì, ma fantastico! Si può anche nuotare. Ah, pensavo ricaricasse, che non si potesse... Ecco, qua c'è qualcosa. Vaso calamaro. L'unica cosa che mi spaventa di questi giochi è che magari ci sono pochi oggetti, ma non lo so, lo ragiono forse più da adulto, ma forse per bambini. Ma in aria qua dolce, un'altra sta lanciando... Va bene. Ah, c'è il negozio, ci vende roba. Ci vende a tanti fiorini. E ci chiede anche un livello di pesca... Vabbè, probabilmente qua ci insegnerà a pescare. Incontra i vicini. Ok, piacere di vederti, non sono Eddie, il vecchio marinaio. È una fattoria, non me la legherò al dito, per quanto pescatori e contadini siano avversari da sempre, ma in quale... Vabbè. Va bene, questo vecchiaccio può darti una lezione, sono andata... Ok, mi insegna a pescare. Va a pescare un pesce? Va bene. Mi dà la mia vecchia canna da pesca, cosa che abbiamo già visto potremmo potenziare una volta che avremo l'esperienza, il livello giusto e i soldi soprattutto. Se la lenza diventa rossa significa che sta per rompersi, dovrai fermarti finché non torna bianca. Va bene, proviamo. Va bene, dove devo andare a pescare? Pesca un pesce, va bene, lo pesco da qui, lì perché vedo il pesce, quindi direi che... ah, posso... Bellino! Cioè praticamente qui ho lo scavo e qua posso lanciarlo, ovunque mi metto posso pescare, bello! Allora, tieni premuto carica. Ok, muovi l'esca. Ah, la tiro verso di me. Questo ricorda un po' anche Zelda. No, la tiro di lava. Vicino al pesce. Scusate, ma io voglio pescare qui. E scappa però. Ok. Piano piano, buono buono.
Eccolo, no. Eccolo, forse ci siamo. No, aspetto. Lo tiro pian piano. La lenza diventa rossa. Devo tirare quando non sta. Cioè, controbatto un po', poi si stanca. Adesso lo lascio andare, controbatto un pochino. Preso. Salmone. Non so se effettivamente abbia una dimensione, un peso o qualcosa, no? Però vale 20. Ok, no, non ci sono le misure, ma ci saranno probabilmente le varietà di cose da prendere. Posso prendere una conchiglia? Sì. Un sacco di roba, coralli. Bello, mi sembra molto vario. E anche il fatto che comunque ci si muova così, non ancorati, incollati al terreno, non è assolutamente male. Allora, la prima nave si chiama Sandy, vabbè, dai. Finiamo la mission. E aver fatto un ottimo lavoro. Ovviamente ci sono le prime ore di gioco dove andiamo a sbloccare tutto e poi il gioco inizierà a darci vari compiti, varie cose da fare. Nell'apicoltore ha insegnato gli animaletti. Sì, infatti ci stanno portando a conoscere tutti Mel e lì in città. Quindi adesso lo tracciamo e vediamo se riusciamo ad arrivarci. Tra l'altro io qua vedo altre cose, quindi vado lì. Prendo le ricette. Si fa tutto con WASD e il clic sui vari oggetti ci fa interagire. Non c'è E o F da premere. Chi è? Capa della Gilda dei Mercanti. Va bene, apre il negozio e vende un po' di roba. Carta da parati ufficio. Sblocca tavolino prodotti agricoli. 2000 fiorini, no, non possiedo. Ci sono tante cose comunque da fare a lungo termine. Allora, intanto siamo arrivati qui. Questo cos'è? Usa. Sigillo in acqua marina. Me ne serve uno per attivare il piedistallo. Ok, ci sono già tanti misteri. Eccolo qua. Va bene. Amante degli animaletti ci darà il retino e gireremo a prendere gli animaletti. Un apicoltore. Vabbè, io salto il dialogo, tanto mi dirà, mi dà il retino. Ok, sempre con. Ok, muovendo con questo posso prendere il retino. Comodo. E prendo questo. Perfetto. Una farfalla. A 4 devo prenderne. Quindi. Firuli, firula. 1, 2. Non voglio allontanarmi troppo. La lucciola. Sono anni che non ne vedo. Sono degli insetti spettacolari. Questo. Ah. Che poi, tra l'altro, a parte che sta diventando notte, ma l'energia sta scendendo, eh. Vabbè, li ho presi tutti e quattro, no? Li posso andare a consegnare? Sì. Sì, ma ne dice di cavolate sto qua, eh? Allora. Perché non mi parla? Ok. Bella sensazione, oddio. Puoi vendere di tutto, ci guadagnerai dei fiorini. Perla, la capa della Gilda dei Mercanti mi aspetta nella vendita. Ok. È notte, dovrei andare a dormire, ma la Gilda dei Mercanti ci ho già parlato prima ed era qua sotto, no? Che cavolo era? Dovrei tracciarla. La tracciamo. Cavoli, ci sono passato un attimo fa. Ma scusami.
Eccola qua, facciamo così. No, anche perché ci sono stato 30 secondi fa. Ah, ma era di qua, è vero. È vero, è vero. È vero. Perché c'era quel pozzo lì. Ah, ma no, si è spostata. Ok. Va bene. Scommetto che nella tua tasca c'è un po' di roba. Ok. Posso guadagnare fiorini. Va bene, vendile. Economia, vabbè, mondo tutto suo. Va bene, posiziona tre oggetti qualsiasi in vendita su un tavolo del mercato. Questo è interessante come meccanica. Allora, mettiamo questa, questa e questa. Vendo tra insetti che stanno fermi. Allora, merita. Felice di averti con noi. Ok, maestria del marketing. Mi piace. Ok. Ah, li venderanno, poi il giorno dopo mi daranno i soldi. Va bene. Ci si vede. Ho finito il capitolo 1. Ho la ricetta per gli alberi di pesco, però. Così via. Ok, questo è il primo capitolo. Lunedì, giorno 2 di primavera, anno 1. Non abbiamo guadagnato niente, abbiamo venduto dalla cattura degli animaletti. Più dettagli. Vediamo, dovrebbe darmi quello sugli insetti, sì, ne abbiamo venduti 10 l'uno. Perfetto, controllo terminato, possiamo continuare con il capitolo 2. Un problema spinoso, sì, poi ovviamente il gioco andrà avanti e si aprirà sempre di più. E probabilmente andremo a fare anche i dungeon. Quindi, niente, questo è... min, quanta posta. Modalità multigiocatore, ecco, non ve l'ho detto, è un giocatore, potete giocare in online. Multiplayer, bisogna registrarsi su il sito dello sviluppatore, così permette di connettere, insomma, di conoscere le varie persone. Sta avvenendo qualcosa di magico, nulla di serio. Qua ci illuminerà sulla magia. Qua le tinture e di cose ce ne sono, anche l'alberello di prugno, di faggio, di cose ce ne sono. Tanto qua dovrei bagnare perché intanto vedete che è comparso anche il mana qua sotto, quindi secondo me adesso iniziamo anche con la magia. Ma direi che Fae Farm possiamo chiuderlo qui. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Un commento qua sotto, se vi va. E noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao.